Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: dopo il divorzio, sembra che qualcosa di strano stia accadendo tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ecco la verità. Belli, simpatici e innamorati. Li abbiamo sempre visti in questo modo. Erano una delle coppie più belle in assoluto del mondo dello spettacolo. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno vissuto un matrimonio felice e sereno, ma quest'anno le cose sono cambiate. Dopo un intero anno di fake news ed insinuazioni, la notizia del divorzio è arrivata come una doccia fredda. Sonia e Paolo hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione, con 5 anni di fidanzamento e 21 di matrimonio, durante i quali sono nati i loro 3 figli. Dalla notizia improvvisa, i due hanno sempre rilasciato dichiarazioni positive, affermando che, nonostante la rottura, i due continuano a nutrire un profondo rispetto a vicenda e stima reciproca. Inoltre continuano a condividere la vita lavorativa. Lei infatti si occupa dei casting per il programma Avanti un altro, celebre quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis da settembre 2011. Inoltre organizzano ancora vacanze insieme per il bene dei propri figli. Come si sono conosciuti? All'epoca del loro primo incontro, avvenuto nel 1997, Sonia aveva 23 anni, mentre Paolo 36. La Bruganelli ha raccontato ai microfoni di Verissimo: io ero molto giovane. All'inizio mi sono sentita un po' spaesata perché Paolo aveva un'eredità familiare importante. Suo figlio Stefano allora aveva 12 anni, sua figlia Martina 8. Dopo le nozze, celebrate nel 2002, sono nati Silvia, Davide e Adele. Nonostante la separazione, i due non hanno nessuna intenzione di perdersi di vista. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati, ha raccontato la coppia. Eppure adesso è venuta alla luce una richiesta piccante che riguarda Sonia e Paolo. Sotto una delle ultime foto condivise da Sony sul suo profilo Instagram, è apparso un commento molto particolare. Una fan di Paolo Bonolis ha scritto qualcosa di davvero inaspettato. Si tratta di una proposta indecente e leggermente fuori luogo. Però potresti presentarmi Paolo? Ha scritto l'utente. Sonia, pronta come sempre, ha risposto: non dispongo della sua agendina. Ma la donna anonima non si è arresa, e ha continuato a provocare l'ex moglie di Bonolis: ma una buona parola la potresti mettere. Prometto che farai parte sempre della nostra vita. Una proposta che nessuno avrebbe mai pensato di fare. Ma a quanto pare non tutti hanno il buon senso di comprendere che alcune frasi sono fuori luogo ed inopportune, soprattutto dette in circostanze delicate, come appunto un divorzio.